Stato Quotidiano questa sera, 18 marzo, è in trasferta nella vicina città di Mattinata, la città forma di farfalla. Buonasera, buongiorno, secondo di quando ci vedrete, vedete questa intervista. Sempre, mi raccomando, seguiteci su statoquotidiano.it, sui nostri social. Accanto a me stasera due eminenze della città, per me sono comunque due amici di vecchia data. Alla mia sinistra il sindaco di Mattinata, Michele Piceglio, buonasera. Buonasera a voi. E alla mia destra Paolo Valente, assessore all'industria turistica. Allora, cominciamo subito con le domande. Stasera siamo qui perché abbiamo appena assistito a uno splendido spettacolo dell'accensione del falò in onore di San Giuseppe, di Sant'Ambrogio prima, anche qui complimenti per questa realtà, cioè non abbiamo più i nostri papà, però forse ce ne abbiamo la sua adesso, no? Allora, torniamo con questo falò dopo 3 anni, giusto? In realtà già l'anno scorso l'associazione Oasis ci aveva sollecitato per l'amministrazione a riprendere questa tradizione, domani del Covid, che comunque aveva passato ogni pubblica manifestazione. Lo abbiamo fatto con entusiasmo, l'abbiamo modificato anche quest'anno, perché riteniamo, come dicevo poco fa, che la tradizione sia un qualcosa che attraversa tutte le famiglie e attraversa ogni componente. Allora forse l'anno scorso non c'ero io, perché non mi ricordavo, quindi c'è già stato l'anno scorso, benissimo. Comunque stasera abbiamo visto anche questo spettacolo di fuochi d'artificio. Assessore, qual è il tuo peso in questa manifestazione, tutto diciamo? Allora diciamo che eventi come questo di stasera è proprio riferito all'assessore, perché eventi relativi alla cultura del territorio, alla tradizione, si fondono insieme a... Quanto mi sale la tradizione di questo? Vabbè, almeno più a mattina. Allora, questa tradizione, questa postazione che ospita il Falò, credo che siamo giunti alla ventesima edizione, però è una tradizione come un paese del sud, del Cargano, diciamo così, ancestrale. Basti, basti pensare alla foca da Novi, i Vinopoli, che ormai è veramente una tradizione. Dicevo, grazie a questi eventi strettamente legati alla cultura, alla tradizione, noi vogliamo rendere la nostra mattinata sempre più attenzione. E credo che anche ci state riuscendo. E anche questa sera ci siamo usciti, perché oltre a vedere i volti sorridenti e felici di tanti cittadini, stanno con gli amici, ci danno anche doniani, anche qualche lontano. Quindi anche stasera vogliamo giocare un po'. Benissimo sindaco, mancano 2 giorni, ma è la primavera, voi avete già un evento se non sbaglio, a breve. Sicuramente abbiamo organizzato un evento che ha l'ambizione di diventare un appuntamento di richiamo non solo per gli appassionati di botanica, ma anche per tutto quel turismo alto spendente che si muove proprio in quella direzione. Orchidei, questo è il nome della 3 giorni che ci sarà dal 22 al 25 di aprile, racconterà e celebrerà le nostre idee spontanee. Sul Gargano abbiamo più di 100 specie, pensate che a Mattinata nel nostro territorio ce ne sono 60. Una unicità della nostra biosfera che rende Mattinata ancora più attrattiva da ogni parte del mondo. Lo scorso anno nelle passeggiate curate dalla nostra esperta, gli appuntamenti già calendarizzati sono quelli del 18 agosto,
stato eliminato, lo studio verde, rivisto in una maniera moderna, in una maniera 2.0, una celebrazione di questo colo 2.0, con l'esperienza da fare in Fantoni, da fare in campi, con eventi di piazza, con le Cinevento, con grandi artisti italiani e internazionali. E poi l'anno della stagione turistica si concluderà con la seconda edizione del Mattina d'Italia, gli eventi e le manifestazioni legate alla festa popolare del Mattina. Allora, caro sindaco, non ci resta che lanciare un messaggio a tutti quelli che ci stanno vedendo. E il nostro messaggio è che Mattinata continua nella sua tradizione di ospitalità, e quindi agli amici limitrofi invito di venirci a trovare sempre più spesso, vi aspettiamo braccia aperte, e naturalmente Mattinata straordinaria, una comunità che fa del turismo e della tradizione la sua città più importante. Allora, grazie all'amico Michele, sindaco di Mattinata, grazie all'assessore all'industria turistica e cultura del territorio Paolo Valente, grazie a te Antonio. E chiudiamo con lo splendido.